Una nuova via della seta che potrebbe rilanciare in modo decisivo anche il Mezzogiorno d'Italia. La Belt and Road Initiative, lanciata dal governo cinese, deve fare da pungolo per il sistema imprenditoriale pugliese e lucano, come sottolineato nel corso di un convegno in Fiera del Levante organizzato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Ci sono due maniere per cui si può investire, no? La prima è la realizzazione di questo corridoio, e sicuramente ci sono i lavori da realizzarsi, le imprese, diciamo, italiane, ma anche quelle pugliesi e lucane possono farla. La seconda maniera è quella proprio di provare a crescere le esportazioni verso la Cina, e ricordo che l'Italia, voglio dire, con soprattutto la Puglia, con l'agroalimentare e con l'aerospaziale, con le energie rinnovabili, è all'avanguardia in questi settori. Bisogna studiare, cioè la prima cosa, bisogna studiare cosa si può fare in Cina e qual è la regolamentazione. In questo si chiede, sicuramente la banca può dare un aiuto, ma le istituzioni pugliesi devono dare un aiuto. Quindi se regione, provincia e comune danno una mano e accompagnano le imprese, è probabile che nel futuro una parte delle nostre esportazioni verso la Cina possa essere considerevole. Un'opportunità che anche le imprese pugliesi vogliono cogliere immediatamente. Le opportunità sono enormi e non possiamo perderle. Le imprese pugliesi possono sfruttarla sotto tanti punti di vista, però quello che da giovane imprenditore mi sento sul quale soffermarmi è quello della sì Belt Road, ma della Digital Silk Road, in quanto gli investimenti digitali in Cina sono davvero importanti. Il governo entro il 2030 vuole investire 150 miliardi di dollari. Cosa significa? Significa che sono già avanti rispetto al resto del mondo, stiamo vedendo il caso Huawei, la 5G, e aumenteranno sempre di più la loro presenza digitale nel mondo, diventando il primo player assoluto, superando gli Stati Uniti d'America. E noi cosa possiamo fare? Possiamo integrare la competenza, la genialità dei nostri start-upper, delle nostre imprenditorie, delle nostre grandi aziende digitali della Puglia, e creare delle collaborazioni, non perdere l'occasione offerta dalla iValley di Shenzhen, in cui ci sono migliaia e migliaia di imprese di tutto il mondo specializzate nel campo digitale.